secondo appuntamento di Tullia Incontra, il Festival Nazionale del Libro, ospita uno dei conduttori più famosi della radio e soprattutto anche della televisione per un pubblico giovanile, che è Federico Russo, conduttore su Radio DJ ma anche conduttore di vari programmi come Scalo 76 su Rai 2 e tanti altri programmi di intrattenimento musicale giovanile, e anche su Sky Sport. Lui presenta questa sera un libro pubblicato da Einaudi, Ci si mette una vita, un libro bellissimo dove parla dei suoi amici, della sua città, Firenze, e sarà anche un'occasione per parlare della sua attività di conduttore sia radiofonico che televisivo. A presentare il libro ci saranno due persone a me molto care, che sono Ilaria Lia e Alessandro Staiano, che intervisteranno l'autore in questo contesto da favola messo a disposizione della famiglia De Santis, che è il B&B della residenza Mosco. Una particolarità di questa sera è che alcune di queste presentazioni, come quella di Federico Russo, sarà abbinata anche ad una degustazione di prodotti tipici delle due nostre aziende che hanno creduto fortemente di investire in cultura attraverso il nostro festival, che sono la cantina Severino Garofano di Copertino, Vigneti e Cantine di Copertino, che offriranno un bicchiere di ottimo negro amaro, e la forneria Chiriasi di Cinzia Chiriasi, che offriranno dei prodotti da forno. Il contesto di questa struttura anche per quest'anno è illuminato dalle luminarie Cesario De Cagna di Maglie, che esportano il made in Salento in tutto il mondo, e quindi questo contesto da favola che si unisce al gioco di luci e soprattutto alla bellezza di incontrare Federico Russo in un contesto particolare e inusuale. Federico Russo a Tullia Incontra, Festival Nazionale del Libro, finalmente sei arrivato qui a Tullia e soprattutto nel Salento. Innanzitutto, che cosa ne pensi di questa terra? Ah, questa terra la conosco abbastanza bene perché l'ho frequentata molto negli anni per vacanze, amici che stanno qua, amici che vengo a trovare, amici da cui vado a scrocco. Sono un professionista del farmi ospitare in Salento, dove l'ospitalità è sempre calda. E sono veramente felice di essere qua, no? È una terra che amo il mare, amo i profumi di questa terra, amo le persone. Mi piace star qua, ci starei un mese, purtroppo tutte le volte c'è sempre il momento di ritornare, di chiudere la valigia, ma insomma, finché sono qua me la godo, ecco, infatti me la sto godendo questi giorni. Questa sera presenterai Ci si mette una vita, un libro pubblicato per Einaudi Stile Libro nel 2011. Ci spieghi brevemente un po' come è nato soprattutto questo libro? È nato da un incidente, e la storia di base parte da un incidente, quindi parte da un fatto reale, poi insomma non raccontato proprio fedelmente, per poi diventare un romanzo completamente di fantasia. Però nell'estate del 2006 uno dei miei più cari amici ha fatto un incidente anche abbastanza, cioè molto tragico, ma anche abbastanza fortuito, perché si è tuffato in riva al mare con l'acqua fino alle ginocchia. Sai quando proprio ti alzi sulle ondine, no? Cioè che fai saltini perché che ti fa freddo, era con la ragazza, gli faceva dai buttati, no dai buttati. Alla fine lui si è buttato e si è insaccato con la testa, e insomma da lì rianimazione, ed è rimasto purtroppo su una sedia a rotelle. E io ricordo insomma di come ho vissuto io da amico, quindi dall'esterno, tutta quell'estate, tutto quell'autunno, andandolo a trovare tutti i giorni all'unità spinale, vivendo proprio i miei pomeriggi e le sere anche all'unità spinale in questa sorta di comunità, no? Con tantissime persone che avevano lo stesso problema del mio amico Matteo. Nel libro il personaggio che si ispira a Matteo si chiama Carlo. E quindi avevo conosciuto proprio una realtà che di fatto non conoscevo. Io mi divertivo, cioè era diventato proprio un luogo di ritrovo, come se fosse una piazza. Invece di andare a dire vado in piazza o dal bar, io andavo all'unità spinale, dove però c'era veramente gente che si beveva la birretta, si faceva l'aperitivo, snobbava ovviamente la cena brutta e triste dell'ospedale, quindi c'era chi portava bottiglie di Barolo, chi portava le lasagne della mamma, io ho portato il vitel tonné, io ho portato, si faceva delle scene incredibili. E quindi quei giorni lì, che sono serviti ovviamente a me e ai miei amici per stare uniti, come magari non succedeva da tanto tempo, e a Matteo e agli altri ragazzi per uscire ovviamente dal fatto tragico, mi hanno fatto venire in mente, ma perché non raccontare una storia, no, che si basi su questo? Cioè, non potrei mai raccontare quello che ha provato la vittima dell'incidente, perché non, per quanto gli sia stato vicino, non posso mai capire
che cosa si provi, però posso raccontare che cosa provano gli amici, no? Vedendo un fatto del genere dall'esterno. E quindi ho inventato, diciamo, una storia di amicizia di ragazzi che tornano nella loro città e vivono un'estate come quella che poi nel libro realmente è l'estate del 2006, perché di contorno ci sono i mondiali, e ci ho inventato un romanzo, insomma. Quindi ci sono le condizioni per concludere, insomma, che forse ci sarà un secondo libro? Sì, penso proprio di sì, in cui mi auguro di sembrare ancora meno scemo, insomma. No, in realtà sì, ci sto lavorando, è passato un po' di tempo, ho perso molto tempo, perché naturalmente poi credo che il libro abbia bisogno di tempo da dedicare, cioè non è che puoi scrivere un quarto d'ora al giorno, cioè devi metterti lì e ritagliarti proprio il tempo necessario per costruire una storia. E quindi ultimamente mi sono un po' perso, per cui ho preso un po' di appunti, moleschine, ho in mente la storia che voglio raccontare, che è completamente l'opposto di questa, e devo partire, partirò sicuramente con la stesura e poi vediamo. Comunque sì, un secondo uscirà, non so dirti quando, ma spero presto. Grazie a Federico Russo, ci si mette una vita al Tullio Incontro Festival Nazionale del Libro. Grazie a voi.